Tocca a me, devo andare. Vado. Vada. Ciao, Giova. Come stai qui la sette, Giova? Sei contento? Vedi, Giova, tu sei la prova vivente che io mantengo sempre le mie promesse e senza nemmeno aspettare i 1000 giorni, a te ti ho fatto fuori dalla RAI nei primi 20 minuti. Signori miei, lasciatemi spiegare ancora una volta il programma dei 1000 giorni, già spiegato in Europa, l'ho già spiegato in Egitto, all'Ilva, nelle scuole, oggi in Parlamento, arrivati a questo punto a forza di ripeterlo, quasi quasi ci credo anch'io, lo ripeto da 3 mesi, e sono sempre 1000 giorni, è già un programma magico, potrei fermarmi qui. Il mio programma definitivo per cambiare l'Italia ha un nuovo slogan, prima era cambia verso, ora è passo dopo passo. Vi spiego come funziona. Renzi, dice qualcuno, ci sarebbe da fare una riforma del lavoro, passo. Renzi, ma coi precari come facciamo? Passo. Renzi, l'emergenza mafia, passo. Vedete, passo dopo passo arrivi a fine legislatura senza aver fatto un bene amato, passo. Io non mi rassegno alla rassegnazione. Non mi dispero per la disperazione, ma soprattutto non mi scogliono, perché sono un, signori miei, molti gufi qualunquisti mi criticano perché ieri ho mandato tutti i ministri nelle scuole. Ma se voi foste un bambino, preferireste vedere in classe tra i banchi una maestra cattiva che interroga e dà brutti voti o un personaggio di fantasia come la Madia? Guardate che la Madia non esiste. Floris, vedo che c'è lì il ministro Giannini, anche lei ieri è andata in una scuola, brava la Giannini, ha lanciato le 3 parole d'ordine per la scuola: didattica, formazione, professionalità. E i professori le hanno risposto con altre 3 parole d'ordine: carta igienica, intonaco e seggiole. Per fortuna che ieri a Palermo di seggiole ne ho portate io tante, tantissime, 80. Giova, ciao Giova, ma come stai Giova? Ma scusami, ciao a tutti ragazzi, ma io sono imperdonabile, Giova. Sono partito subito con Renzi e non ti ho nemmeno fatto gli auguri per la tua nuova avventura qui sulla 7. E io mi ci devo ancora abituare, sai, prima sono stato mezz'ora davanti alla sede della RAI col portiere che non mi voleva far entrare. E gli ho detto, ma come mi fa entrare? Guarda che io sono Crozza, questa sera ci ballerò. E lui mi ha detto, Crozza, venga qui, le devo dire una cosa. Si sieda, stia calmo. È successa una cosa brutta, guarda, si sieda. Scherzo, Giova, è bellissimo. Ma quanto è bello che tu sia qui alla 7. Perché alla 7 c'erano pochi talk show. Che uno dice, ma riempiamo sto vuoto perché ci manca qualcuno che faccia un talk show. Bravo Giova, e tu l'hai riempito. E poi genialata chiamarlo di martedì. Ecco che proprio quando c'è Floris, di martedì. Sì, certo, di martedì c'è Ballarò. No, c'è di martedì. Sì, Ballarò di martedì. No, di martedì. Di martedì. Sì, ho capito. Di martedì c'è Ballarò. Ti rendi conto che Giova hai trovato l'unico nome che riesce a far dire Ballarò? Cioè hai fatto 17:40, 19:40 e di martedì. Toglimi una curiosità, Giova, ma i tuoi figli come li hai chiamati? Quello nato a marzo e quello più piccolo di quello di prima. Comunque, Giova, a parte gli scherzi,
È partita una nuova stagione politica e il dato è che più le cose vanno male in Italia e più Renzi piace. Dai, diciamolo ragazzi, Renzi piace, su, è un dato di fatto. È come posso dire, Renzi è come l'iWatch. L'iWatch è figo, sembra che non puoi farne a meno, però se lo guardi bene pensi, è bello, eh? Ma che minchia serve? Però è bello, però Renzi piace. Piace a tutti, piace anche a Marchionne. Oggi Marchionne ha detto che l'Italia ce la farà. L'Italia ce la farà, sì. Non so dirti quando, sì. Ma vedrai, sì. Che ce la farà. Ce la farà? Vedrai. Sì. No, che... Non sono finito, sai, questa cosa. Sì, ho capito. Va bene, quindi... 1963, 64, sì, va bene. Vedrai. Bene. Quindi Marchionne, secondo lei l'Italia ce la farà? Sì. Una cosa certa, no? Ah, ce la farà, sì. I think è una cosa sicura. Una cosa sicura che ce la farà. Sa, sì. Sa perché? Perché? Sa perché? Sì. Io, I am... Sì, io... Somebody. Io sono... With a sense of smell. Parla italiano, cosa vuol dire? Io sono qualcuno che grande, ha... Grande fiuto. Grande fiuto. Ah, sense smell. Grande fiuto per le persone. Sì. So riconoscere. Lei sa riconoscere Renzi è un horse race. Ma parla cavallo italiano. Di razza, no? Cavallo, ah, horse race. A differenza cavallo. Di Montezemolo che è un no. Dick race, no? Cioè... Una razza di cazzaro no, spaventoso. No. Ma tra la liquidata. 6 anni che non vinciamo. Capito, ma infatti non c'è una più. Una cosa brutta. Sì, sei anni che la Ferrari non vince. Lo so, proprio infatti... un cazzaro gigantesco. 6 anni. No, qua tante cose arrivi le ha fatto. Dodicesimo, arrivi una cosa che non è sul tavolo, no? Cosa non è sul tavolo? Non è sul tavolo. Cosa non... Questa cosa. Comunque, a Montezemolo glielo ho detto, Luca. Sì. Gli ho dato... Una mancia, mi ho detto beh. Prendi questa cosa simbolica, no? No, no, questa no, mancetta no. Che no, mi ha dato. No, che mancetta? No, ma si parla di 27 milioni, abbiamo letto 27 milioni, non... 27 milioni? Sì. Sì, ma è come l'Italia. Cioè? Gli ho detto, te li darò, ma non so dirti come, quando... Ah, uguale. Ma vedrai, se ho iniziato con Tenco, chiudo con Tenco, perché è circolare, no? Ho capito. Con Tenco circolare. Io, se ci pensi, però... 27 milioni a Montezemolo. Bene ragazzi, a Genova diremo belin ragazzi, che cifra. Hanno fatto un calcolo, Giova, che un operaio per guadagnarli 27 milioni deve lavorare 953 anni. E invece Montezemolo li prende, basta che non lavori più. Ecco, 27 milioni per non lavorare. Ti viene quella voglia poi di Landini, mostruosa, no? Ti viene la voglia, ti senti nascere una Camusso inside, dentro, no? Landini e Camusso, che sono due personaggi meravigliosi, come direbbe Cribrini, sono dei ragazzi stupendi. Ormai sono gli unici baluardi dei diritti dei lavoratori. Landini e Camusso. E perché io gli voglio bene ai sindacati, ma soprattutto voglio bene a Landini e Camusso. Anche se a volte sembra che siano rimasti... leggermente indietro, siano rimasti, come posso dire, all'operaismo degli anni 70. Sai la classe operaia Van Paradiso, no? Elio Petri, quando c'era già Maria Volonté davanti al tornio e lui faceva, lavoravano a Cottimo e lui faceva tanti pezzi, perché loro si concentrava sul culo della cesira, faceva un culo, un pezzo. Ecco, quel mondo lì oggi, che in parte c'è ancora, però il mondo del lavoro è leggermente più sfumato. Ci sono 9 milioni di precari. Ecco, se la Camusso e Landini riuscissero a intercettare quei precari, se oggi Landini e la Camusso vedono un precario, lo guardano, è come se fosse un alieno. Cioè, dovrebbero togliersi, secondo me, Landini e Camusso, un po' di polvere. Quel sapore di Bianco Sarti, come posso dire, di Ottone del gettone, di 128, come è difficile per me spiegarvelo, sai cosa faccio Giova? Io faccio prima farvelo vedere, ho fatto un tentativo estremo, mostruoso, di Landini a Camusso, ve lo dico subito Giova, io la Camusso non la so fare, non chiedetemi, ma proprio, ma sai che non la so fare, Landini mi viene bene, però il senso...
è abbastanza giusto. Ve lo faccio vedere. Giova, ciao, in bocca al lupo. Ciao, Maurizio. Io credo di interpretare anche il pensiero che di Maurizio. Credo che ci sarà un autunno caldo. Ad ottobre ci sarà una manifestazione generale. Ma stai scherzando? Ma puoi dirlo forte? Ma lo sai che dobbiamo chiamare tutti i giornali? Dovremmo trovare dei gettoni. Ma poi... i gettoni? C'ho il borsello pieno di gettoni. Ci dobbiamo solo trovare una cabina e poi te ne dovete davanti i gettoni. Sì, sì, ti accompagno io col 128. C'hai il 128? Oh. Stai scherzando? Oh. C'è anche l'autoradio. La cassetta del mio troce. C'è la cassetta dei Neutros, no. Quella con miniera. Quella con miniera, sì, sì. Quella con miniera dice le case, le pietre. Le case, le pietre. Che tiravano sul carbone. Che, ma non c'avevano diritti quando tiravano sul carbone. Facciamoci un selfie, va. Facciamo un selfie, sì. C'è qua la Polaroid, stai scherzando? Cosa diciamo? Non io so come dico CGL. Te. Io dico Fiom. Ok, 1, 2, 3. CGL. Fiom! Porco cane, ho detto Fiom dopo. Sindacati. Una bolla spazio-temporale rimasta imbrigliata negli anni 70. Ma lo sai che si è asciugato il selfie?